Rieccoci insieme, ultimo segmento del Biancarosso TV Sport. Dovremmo avere anche le immagini di Eder perché circola il nome del brasiliano. Io dico non ci credo all'arrivo di Eder perché c'è un'offerta, mi pare, C'è un'asta in da corso, un'asta secondo me. addirittura internazionale con una squadra russa che vorrebbe dare addirittura 10 milioni di euro per Eder. Quindi io lo metto completamente fuori portata del Bari. 27 gol in questo campionato. Tanto i tifosi di Kamata, ma non si parla di Kamata, andrà via sì o no? Quale alternativa vedete a Barreto? Dice Antonio, e poi un altro dice: beh, prendiamo Volta e Giaccherini del Cesena e Rolando Bianchi del Torino. A me piacerebbe da morire Rolando Bianchi, ma anche quello purtroppo lo vedo fuori portata. Secondo voi, in ottica salvezza, meglio Torino o Brescia? Non lo so, queste sono due squadre di Serie A vere, insomma, non credo che una valga l'altra. Vero l'interesse per Lodi, scrive Marco, non mi risulta, però tutto può essere sul mercato, come dice Salvatore Guastella. Ma Carobbio non può essere un giocatore da Bari? Questa è una domanda che girerò a Salvatore Guastella, rispondi tu tra pochissimo. E secondo voi quali prospettive potrebbe avere un Bari senza Bonucci, Ranocchia? Leggiamo ancora Almiron e Barreto, mi avviso non confortanti, insomma, tutt'altro che confortanti. Come si può migliorare? Prendiamo la telefonata, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Enzo. Ciao Io sono quel Enzo. famoso Enzo che ti seguo da 20 anni e che purtroppo ieri sono stato, bah, forse un equivoco, sono stato attaccato in una maniera veramente inopinata dall'amico Nitti, perché lo reputo un amico, anche se non mi è sembrato tanto amico nelle sue posizioni. Io volevo comunque, questa mia telefonata era solo per stemperare i toni, Bravo. Questo perché mi mi spiace piace, il sapere fatto che tutto tu voglia quanto che stemperare i noi toni siamo è tutti tifosi del Bari bravo. e quindi tutti quanti vogliamo e tendiamo al Bari. Però Sai volevo cosa, dirti Enzo? questo, a me quello che Ascolta, dispiace, io Enzo, solo un innanzitutto voglio secondo. ringraziare chi è stato solidale con me, questo lo ringrazio veramente perché nel sito del Bari c'è molta gente che è Va stata bene, solidale. va Però bene. quello che dispiace tantissimo, sai cos'è? Che io posso aver usato l'ironia, l'ironia è un modo elegante per Però dire certe cose. ascolta Enzo, resta in linea, poi Non mi chiudo. chiudere però per No, Daniele. resta in linea. Dico alla Ti regia, mi ringrazio. raccomando, lasciate in linea Enzo. Posso dirti una cosa? Io l'ho risentita la registrazione. Allora, innanzitutto Fabrizio non ti ha dato dello stupido e del cretino, ma ha detto stupidate e cretinate. Non E chi le rispondo a dice, queste. scusa? No, è un po' diverso. Stupidate e cretinate. Altra cosa, Enzo, tu ritieni di aver usato l'ironia, però per un giornalista che fa seriamente il proprio lavoro, sentirsi dire fai il ragioniere dei No, Matarrese. non ho detto così, attenzione. No, no, attenzione, se l'hai sentito non mi dici, Vabbè, io non ho diciamo, detto hai così. detto una cosa del genere, però. Io ho Ripetila tu. detto no, ho detto fai ragionare ai Matarese, non dei È Matarese. uguale, ai E no, Matarrese. attenzione, io Beh, è intendevo dire, cioè simile, fai ca i però calcoli come Enzo se fossimo dei è Matarese. simile la cosa. Però al di là di questo, mi piace la tua premessa, stemperiamoci, possono essere Sì, degli no, io voglio equivoci. sempre, però È inutile che ripeto, ce la prendiamo fra noi e noi, alla fine ma noi certamente, no, no, abbiamo tutti lo assolutamente, no, stesso poi diciamo obiettivo. questo è l'ultimo dei problemi, dobbiamo pensare al Bari e Bravo, basta. Però ok. l'unica cosa che ci Andiamo tenevo a avanti, dire, perché io ti seguo da 20 anni, tu non mi conosci, ma ti seguo da tantissimo tempo, quello che mi spiace è che tu dovresti essere, come sei stato fino a 3 giorni fa, il paladino dei tifosi. Non puoi ora, perché è un tuo ospite, io non ho detto niente di, ma cioè, qui c'è gente che ti chiama, che ti fa, ahuè Enzo, o ti è volgare, o ti fa delle cose là, che giustamente sono io il primo a dichiarare. Ma se uno dice quella frase, viene addirittura proprio con molti epiteti, tu dici non è una cosa, ma chi dice cretinate o stupidate, secondo me è un cretino e uno Ma stupido. uno Quindi, può anche non essere uno scusami. stupido, però dice una volta, però posso dire, io sono, come dite voi, vi ringrazio per considerarmi un paladino dei tifosi, ma appartengo con fierezza ad una categoria che è quella dei giornalisti, in particolare dei giornalisti sportivi. Ma Se io uno lo mi so. dicesse, fai il ragioniere Matarrese, io me la prenderei. Vabbè, però scusami Enzo, Me la scusami. prenderei, devo essere sincero, me la prenderei. Enzo, scusami un attimo, però tu che sei un giornalista e sei un oratore, perché un giornalista deve essere un oratore, uno che sa scrivere, non rispondi in quella maniera con epiteti, avrebbe risposto in una maniera molto più elegante, più garbata, Vabbè, in comunque. tutt'altra maniera. Invece io non ho avuto modo di replicare a degli epiteti, ripeto, Va bene. detti più volte, non una Però volta, non detti ha più detto volte. cretine stupide, ha detto cretinate stupidate. L'ho sentita per bene la cosa, che è un po' di. Però, Enzo, mettiamo una. Come dire, Va bene, va veramente. bene. Tracciamo una linea, basta. Amici Ok, come di prima, d'accordo. ok? Amici come prima, buona forza Bari. Ciao, Ciao. Enzo. Ciao. Andiamo avanti, un'altra telefonata magari, 0850-19998 per i vostri interventi. Io dico, ci possono essere incomprensioni, ma siamo tutti sulla stessa barca, noi in fin dei conti quello che vogliamo, seppur con pareri diversi, è il bene del Bari. Il bene del Bari può arrivare anche attraverso uno spirito critico, perché a mio avviso la critica deve servire in assoluto anche a crescere, quindi continuiamo su questa strada e ripeto, confrontiamoci con il nostro bello stile che fino a questo momento ci ha contraddistinti. Salvatore, è arrivato. Carobbio, ti ho chiesto se Carobbio può servire al Bari, perché sembra un giocatore sempre che non serve mai, no?
Lo scorso anno andò via praticamente doppio ritiro, ha Sì. fatto bene ancora una volta in Serie B a Grosseto, quest'anno è pure il tempo di rientrare e lo vogliono tutti in Serie B però. Ma secondo te Carobbio è un giocatore che ha questa etichetta, giocatore di Serie B, o può servire anche alla causa del Bari in Serie A? Io personalmente, onestamente, te lo dico, sarei stato curioso di vederlo in quella squadra lì che abbiamo visto l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto e ti dirò di più, non credo che avrebbe sfigurato perché Carobbio non è un fulmine di guerra, però fa viaggiare moltissimo la palla, che è la cosa che conta di più. Non è neanche come dire, una lumaca, una tartaruga, però in certe situazioni è uno che ha gran bella visione di gioco, fisico ce l'ha, ripeto, non è velocissimo, però personalmente, insomma, avrebbe potuto dare una mano, secondo me, anche Carobbio nel Bari dell'anno scorso. E Quindi, quindi anche per il prossimo, mi sembra di e quindi capire. probabilmente qualche chance ce l'ha quest'anno, probabilmente. Io personalmente lo vedrei bene, però insomma, il mio parere conta poco. Poi un altro amico ha detto: ma senza Ranocchia, senza Bonucci, se... non è lo stesso Bari, La non è lo stesso famosa Bari, spina non è lo dorsale stesso del Bari, Bari, è da insomma, se tu rifare, parti è da tutto da Gillet, rifare. Ranocchia, Bonucci, È tutto Valmiero, da rifare, Barreto, dai, non è insomma. possibile. Ma ha detto anche Ventura, ha detto posso capire che manchino Uno di un Ranocchia, una... sacrificio, Bonucci, e poi e lui poi personalmente ha detto basta, stop, insomma, non vorrebbe perdere né l'uno gli né altri l'altro, pezzi. C'è un infatti. amico in linea, pronto? Ciao Enzo, ciao Salvatore, sono Daniele, da provincia di Bari. Ciao Ciao Daniele, Daniele. ciao. Tu non vuoi dire da Senti, dove chiami, ma perché? Io sarei va curioso di bene, così, sapere. va Ah, bene, te lo dico, da Binetto. da Binetto, va Benissimo. bene, ti salutiamo. Salutiamo gli amici di Allora, Binetto, sì. ok, grazie Enzo. Senti Enzo, stiamo facendo la guerra tra poveri, nel senso che ci stiamo, sì, adesso con queste notizie che stanno venendo fuori, con Barreto che se ne va, Forse se ne va, forse. ci stiamo arrabbiando tra di noi, tra di noi. Poi volevo dire un'altra cosa. La settimana scorsa abbiamo vissuto tanti di quei sogni, Giovinco, non Giovinco, Sì. secondo me non viene nessuno. Rimarrà la coppia Castiglio, Maggiorini e Cutuso e avremo tante di quelle mazzate l'anno prossimo. Io poi Vabbè, speriamo di no. volevo dire un'altra cosa, ma di Merino che cosa ti parla? Grazie. Senti, Di Merino si dice che era un'operazione portata avanti da Perinetti, nel momento in cui è andato via Perinetti, Merino non rientrerà più nei piani del Bari. Questo so io, insomma, non è un'indicazione di Ventura, ma era una cosa che portava avanti Perinetti, probabilmente anche con l'assenso di Ventura, ma nel momento in cui è cambiato il direttore sportivo, come dire, questo interesse nei confronti di Merino sembra essere un po' scemato. Merino che pare destinato ai paesi arabi, credo in assoluto, a giocare da quelle parti. Per chiudere, Salvatore Guastella, è una domanda che facciamo a ogni ospite, ormai manca poco, il conto alla rovescia pieno per i mondiali in Sudafrica. Dai, sbilanciati sull'Italia, secondo te? Io sono un ultra della nazionale, purtroppo con l'avvento di Lippi, seppur ci ha regalato un mondiale, il mio tifo è scemato un po', per sì, lo dico con... Io devo dirti una cosa, mi sta capitando vedendo le amichevoli, per la prima volta nella mia vita non riconosco alcuni giocatori della nazionale, devo essere sincero. Dico, ma chi è questo? Cioè, è una cosa clamorosa se ci Io mi pensi, auguro che eh? la preparazione che hanno svolto, insomma, sia la principale causa della poca brillantezza appunto di molti giocatori, come tu hai sottolineato. Ovviamente mi auguro, da italiano, da tifoso, perché io faccio il tifo solo per la nazionale, e poi quando si avvicinerà il giorno dell'esordio l'adrenalina salirà e farò ovviamente il tifo. Nome secco per la favorita, un nome. Mi viene, ce n'ho due, me ne devi Vai, concedere due. due. Una, la Spagna, secondo me, se Sì. la Prendete smette di compiacersi, e l'altra tra Argentina e Inghilterra. Il nota, Spagna davanti a tutti, Argentina, Inghilterra e Brasile, l'hai escluso. Brasile lo escludo, sì, lo escludo perché è troppo forte, secondo me, Troppo forte per inciamperà. vincere. Sì, Grazie inciamperà. Salvatore Guastella, grazie anche a voi. A domani con il bianco e il rosso TV Sport. Ciao.